Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, però siccome prendono più soldi dall'Europa di quanti ne versino Beppe Severnini, e bisogna, se si sta in una comunità, lo ricordava prima anche la dottoressa Moratti, bisogna osservare delle regole, no? Se ognuno si fa le sue, diciamo, l'ipernazionalismo mal si concilia con un'idea di Unione Europea che sia più aperta, più inclusiva. Severnini. No, certo, avevo chiesto appunto di intervenire per dire questo, che è evidente che Orban non può fare tutto quello che vuole. Tra l'altro una cosa, io pensate che Orban, quando eravamo, siamo coetanei credo, l'avevo conosciuto, e lui era nella Fidesz, quando c'è stata la rivoluzione in Ungheria, alla fine del comunismo, lui era un giovane liberale progressista, poi è molto cambiato, devo dire. E a proposito di diritti, certo che l'Ungheria non può fare quello che vuole, e anche Giorgia Meloni non può usare quei toni. Allora, Dio, patria e famiglia. Io sono credente, amo molto il mio paese, sono sposato con Hortensia da 36 anni, ma allora io potrei dire Dio, patria e famiglia mi vanno bene, ma se urlo Dio puntando il dito contro qualcuno che non crede, se io grido famiglia dicendo che l'unica famiglia è quella che io ho costruito, se dico patria vuol dire la mia e tutte le altre non vanno bene, quindi dipende come. Lei da Vox, ed eravamo in studio a 8:30, Lilli ti ricordi, quel giorno eravamo tutti basiti, perché non sono le tre parole vanno bene, dipende come le traduci e con che tono e con che sguardo le dici. E quelli di Giorgia Meloni spesso e volentieri erano il tono e lo sguardo sbagliato. Se l'ha cambiato, bene. Io non sono del tutto tranquillo, lo confesso. Posso fare una somma delle cose che